Ciao ragazze, ciao ragazzi, eccoci alla prima lezione del corso di chitarra per principianti. Se stai guardando questo video su YouTube e sei capitata o capitato qui per caso, sappi che questo video fa parte di un corso che puoi vedere tutto quanto qui su YouTube oppure lo puoi vedere sul mio blog, dove però è tutto organizzato in maniera più ordinata e quindi più facile da seguire, e inoltre hai accesso a del materiale aggiuntivo, quindi PDF stampabili e altre video lezioni. Comunque ti metto tutti i link utili nella descrizione del video. E ora ciancino le bande e veniamo alla prima lezione del corso di chitarra per principianti. In questa prima lezione faremo un giro di accordi che chiameremo giro in La settima e che è composto di soli tre accordi. Questo giro è stato studiato per essere il più facile possibile, quindi è composto di tre accordi molto facili da diteggiare con la mano sinistra, e per quanto riguarda le pennate da dare con la mano destra saranno pennate molto elementari, perché pennate dritte che vanno dall'alto verso il basso. Prima di cominciare, di vedere il dettaglio di cosa deve fare la mano sinistra e cosa deve fare la mano destra, voglio farti ascoltare cosa andiamo a suonare. È questo. Vediamo come dobbiamo posizionare le dita della mano sinistra sulla tastiera della chitarra per eseguire i tre accordi che compongono questo giro. Il primo accordo è un accordo di La settima e si fa così, mettendo il primo dito sulla quarta corda al secondo tasto, il primo dito ti ricordo che è l'indice, e il terzo dito, cioè l'anulare, sulla seconda corda al secondo tasto. A me spesso vedi eseguire questo accordo in questa maniera, quindi usando il secondo dito al posto del primo. Io però ti consiglio di farlo così per una serie di motivi che adesso non stiamo qui a spiegare, perché tornerà utile in seguito, diciamo. Però se dovessi avere provare fatica a eseguire l'accordo così, perché magari sei un omone con la mano molto grande, non lo so, per una serie di motivi che sono tuoi, diciamo, puoi provare questa variante qui. Però ti consiglio di provare prima questa. Sul chord chart, cioè sul diagramma dell'accordo, noti che c'è una X in corrispondenza della sesta corda. Come abbiamo visto nella lezione introduttiva, questo vuol dire che la sesta corda non va suonata. E quindi per plettrare questo accordo devi infilare il plettro tra la quinta e la sesta corda e poi vai verso il basso. In questa maniera eviti di pizzicare la sesta. Va detto che in realtà se per sbaglio pizzichi la sesta corda non è una tragedia, perché è un Mi. E il Mi, la nota Mi, fa parte dell'accordo di La settima. Infatti senti che non è stonato in realtà. Suona solo un po' strano, perché l'accordo vero di La settima dovrebbe suonare così. Però se fai anche questo, non è del tutto sbagliato, quindi non è un errore grave, diciamo. Passiamo al secondo accordo, che è un Re settima. Si fa così, mettendo il primo dito, cioè l'indice, sulla seconda corda al primo tasto, il secondo dito, cioè il medio, sulla terza corda al secondo tasto e il terzo dito, cioè l'anulare, sulla prima corda al secondo tasto. In questo caso sul chord chart puoi notare che ci sono le X sia sulla sesta che sulla quinta corda. Questo vuol dire che sesta e quinta non andrebbero suonate. Per fare questo basta infilare il plettro tra la quarta e la quinta corda prima di plettrare. In questo caso la quinta corda non è un errore grave se la pizzichi, perché la nota La è un La e la nota La fa parte dell'accordo di Re settima. Infatti senti che non suona male se la suoni, se la pizzichi, non è un errore grave. La sesta corda invece non ci azzecca proprio niente, perché è una nota Mi e il Mi non c'entra niente con l'accordo di Re settima. Infatti senti che suona proprio strano. Non è brutto, ma è un accordo diverso. Ok, non è più un accordo di Re settima, è un'altra cosa e quindi non va suonata. Quindi in questo caso la sesta corda è proprio vietata. Passiamo al terzo accordo, che è un accordo di Mi settima, e si fa così, mettendo il primo dito sulla terza corda al primo tasto e il secondo dito, cioè l'anulare, cioè il medio, scusa, sulla quinta corda al secondo tasto. In questo caso noti che sul chord chart non ci sono X da nessuna parte, quindi significa che devi pizzicare tutte e sei le corde.
è un accordo di Mi settima. Vediamo cosa dobbiamo fare con la mano destra. La scansione di questo giro è molto semplice, facciamo soltanto delle pennate dall'alto verso il basso e dobbiamo contare da 1 a 8 o da 1 a 4. Per quanto riguarda il primo accordo, cioè l'accordo di La settima, facciamo 8 pennate dall'alto verso il basso, quindi faremo questo, sempre ricordandoci di infilare il plettro tra la sesta e la quinta corda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi passiamo all'accordo di Re settima e facciamo la stessa cosa, ricordandoci in questo caso di infilare il plettro tra la quarta e la quinta corda. Sempre fino a 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Poi torniamo sull'accordo di La settima e contiamo fino a 4 stavolta. Quindi facciamo 1, 2, 3, 4. Poi andiamo sull'accordo di Mi settima e qui plettriamo tutte e sei le corde senza ritegno. 1, 2, 3, 4, contiamo fino a 4. Di nuovo sulla settima fino a 4. 1, 2, 3, 4 e di nuovo sul Mi fino a 4. 1, 2, 3, 4. Quindi tutto il giro è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, cambio, 1, 2, 3, 4 e di nuovo, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Adesso andiamo a vedere insieme, mano sinistra e mano destra, come vanno coordinate. 1, 2, 3, 4, sentiamo per un'ultima volta come deve essere suonato questo giro a velocità sostenuta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E ancora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4. Va bene ragazze e ragazzi, grazie per essere arrivati alla fine di questo video, io spero che vi sia stato utile. Se stai guardando questo video su YouTube, ricorda che nella descrizione ci sono i link per accedere al materiale aggiuntivo. Se non hai mai fatto l'iscrizione al mio canale YouTube, falla, perché così quando escono i nuovi video li puoi vedere subito. Se ti va, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!